Bene amici di Mitico Snack, benvenuti in questa nuova videoguida laddove parlerò di modding soprattutto del dispositivo Samsung Galaxy S2 GT9100. Tengo a specificare il modello perché ancora oggi alcuni utenti fanno confusione a distinguere il Galaxy S2 normale e il Galaxy S2 Plus, che sono completamente diversi per quanto riguarda l'ambito del modding. Ma detto questo, faccio questa videoguida perché grazie alle nuove ROM custom AOSP che stanno in circolazione, alcuni utenti si ritrovano davanti il problema dell'installazione delle GAPS, ovvero le Google App. Ma grazie ad una ripartizione di sistema questo problema noi non l'avremo più. Ma detto questo, andiamo subito a vedere come fare. Amici di Mitico Snack, guardate un po' chi compare alle mie spalle, ebbene sì, proprio lui, il mitico immortale Samsung Galaxy S2. Prima di andare avanti, alle mie spalle compariranno tutte le informazioni relative per eseguire la ripartizione di sistema del nostro dispositivo. Ok, andiamo avanti. Per eseguire la ripartizione di sistema del nostro dispositivo dobbiamo installare il firmware stock di Samsung, e il firmware stock di Samsung lo troviamo al sito semobile.com. Una volta che ci siamo arrivati, facciamo il login al sito e rechiamoci alla voce firmware. Una volta che ci siamo recati alla voce firmware, nella barra di ricerca mettiamo la sigla del nostro Galaxy S2 GT9100. Facciamo la ricerca e nella pagina successiva, alla voce Select Country, mettiamo la voce ITV, vale a dire firmware italiano del nostro dispositivo. Una volta scaricato il firmware, dobbiamo scaricare il file PIT che servirà proprio a ripartizionare il nostro sistema, e per eseguire il download di questo file lo trovate in descrizione all'articolo. Una volta che abbiamo scaricato i file, ovvero il firmware stock Samsung per il nostro Galaxy S2 e il file PIT, come prima cosa dobbiamo estrarre il firmware dall'archivio zip, che avrà un'estensione .tar, e metterlo da parte. Adesso passiamo anche a scaricare il toolbar e i driver per il perfetto riconoscimento del nostro dispositivo. Vi ricordo che per scaricare Odin e i driver i link sono presenti nell'articolo inerente a questo video. Ok, andiamo avanti. Una volta che abbiamo scaricato i driver e Odin, come prima cosa installiamo i driver. Una volta che li abbiamo installati, dobbiamo lanciare il toolbar, e una volta aperto, nella voce PDA di Odin dobbiamo inserire il firmware estratto precedentemente, di cui ha l'estensione .tar. Una volta che l'abbiamo inserito, nella voce più in alto dove sta scritto PIT dobbiamo inserire il file PIT che consentirà di eseguire la ripartizione di sistema del nostro dispositivo. Ok, una volta che abbiamo configurato il toolbar e dopo aver installato i driver, non resta altro che configurare il nostro dispositivo all'installazione del firmware stock. E per farlo dobbiamo avviarlo in modalità download. Come avviare la modalità download? Spegnere il nostro dispositivo e tramite la combinazione dei tre pulsanti volume, pulsante più, pulsante power e pulsante d'accensione, e non appena compare il logo Samsung dobbiamo rilasciarli tutti e tre. In questo modo ci troviamo nella modalità download, collegare il nostro dispositivo al computer ed attendere che venga riconosciuto da Odin. Ce ne accorgiamo perché su Odin il primo quadratino compare in giallo e all'interno compare la porta di connessione. Una volta che è stato riconosciuto, dobbiamo premere il pulsante Start ed attendere l'operazione di installazione del firmware. Voglio ricordarvi che a fine installazione dobbiamo avviare il nostro dispositivo in recovery per effettuare il wipe e farlo funzionare correttamente. Quindi, una volta che è installato il firmware, spegniamo il dispositivo ed avviamo in modalità recovery. E per avviarlo, questa volta dobbiamo premere il pulsante volume meno, pulsante della home e pulsante d'accensione. Non appena compare il logo Samsung, rilasciarli tutti e tre. Ci ritroviamo nella modalità recovery e tramite il bilanciere del volume ci spostiamo in recovery, e con il pulsante di accensione confermiamo le nostre voci. Quindi scendiamo sulla voce Wipe Data Factory Reset, confermiamo, arriviamo fino alla voce Yes, confermiamo di nuovo e ci ritroviamo nuovamente sulla schermata della home della recovery.
sempre con il nostro bilanciere del volume, arriviamo sulla voce Wipe Cache Partition, confermiamo con il pulsante d'accensione, scendiamo fino alla voce Yes, attendiamo il procedimento e ci ritroviamo nuovamente sulla schermata home della recovery. Premiamo, selezioniamo la voce Reboot System Now e confermiamo nuovamente con il pulsante d'accensione. Attendiamo che il dispositivo venga riavviato e in questo modo non avremo più problemi per quanto riguarda il modding e soprattutto l'installazione delle GAPS sulle ROM a USB con il nostro Samsung Galaxy S2. Bene amici di Medico Snake, siamo giunti alla fine di questa video guida e se vi è piaciuta fatemelo sapere con un like e per avere altre informazioni e link di download sono online da oggi sulle pagine di medicosnake.atevista.org. Nella descrizione del video vi lascio il link per raggiungere facilmente l'articolo insieme a tutti i link per raggiungere Medico Snake sui vari social insieme a pulsantino per iscrivervi al canale. Per Medico Snake, Raffaele Mauriello.